Carissime e carissimi, bentrovati. Dopo la pausa di agosto, rieccoci al nostro appuntamento consueto con In dialogo con l'Europa, 5 minuti in diretta dal Parlamento europeo di Bruxelles, dove vi racconto in breve del mio lavoro e di ciò che succede dentro il palazzo. È un modo per avvicinare l'Europa, di cui tanto si parla, nel bene e nel male, alla vita, alla nostra vita, alla vita delle nostre comunità locali. Ne approfitto per presentarvi uno strumento che ho preparato e che può essere utile a tutti. Ho realizzato una guida, la guida Cambiamo l'Europa con i giovani. Cambiamo l'Europa con i giovani. È una guida che racchiude in maniera chiara e sintetica tutte le opportunità che l'Unione Europea offre ai nostri ragazzi, ai nostri figli, alle nostre ragazze. I giovani europei sono pochi, lo sappiamo, e spesso sono poco considerati e valorizzati dalla nostra società, una società europea che sta invecchiando. I giovani invece, io ne sono convinto, sono la vera energia rinnovabile del nostro tempo, della nostra società, e dai giovani dobbiamo ripartire per rifondare l'Europa. Cambiamo quindi l'Europa non per, ma con i giovani. Questo è il senso del nostro lavoro. E in questo opuscolo trovate a pagina 9 il portale europeo dei giovani, un sito internet completo di tante informazioni sulle politiche giovanili. Mentre a pagina 10, ecco, trovate dettagliate tutte le opportunità per studiare, per lavorare presso le istituzioni europee, per fare volontariato, per sostenere la propria attività culturale, per sostenere la propria attività sportiva, per avviare o finanziare un'impresa. È uno strumento, informazioni sullo strumento Garanzia Giovani e anche gli incentivi per viaggiare e per conoscere tutti i paesi dell'Unione. Un esempio, per fare solo un esempio, le risorse per Erasmus, il programma europeo più noto, più conosciuto, che ha permesso a milioni di giovani europei di studiare, di fare tirocini in Europa, queste risorse saranno raddoppiate da 15 a 30 miliardi di euro nei prossimi 7 anni. Dobbiamo pensare, come diceva uno dei padri fondatori dell'Europa unita, non alle prossime elezioni, siamo schiavi del voto, del consenso, ma alle prossime generazioni. Ecco, trovate la guida scaricabile gratuitamente in PDF sul mio sito internet www.damianozoffoli.it. Se desiderate questa guida, la versione cartacea di questa guida, mandatemi una mail all'indirizzo che trovate nel mio sito. Infine, solo un rapidissimo accenno ad altri temi su cui torneremo, che sto seguendo come relatore del mio gruppo, i Socialisti e Democratici Europei. Io vi parlo del regolamento europeo che ci porterà ad avere un limite massimo per le emissioni di CO2 per i mezzi pesanti, mi riferisco a un tir, camion, autobus, che sono immatricolati nell'Unione Europea. Ecco, pensate che questi mezzi sono responsabili di un quarto, il 25% delle emissioni di anidride carbonica di tutto il settore dei trasporti, emissioni che fra l'altro sono previste in aumento. Ecco, per avere un'aria più pulita nelle nostre città è indispensabile, come avviene ad esempio per l'automobile, definire anche per questi mezzi pesanti delle regole e porre dei limiti. Ma vi terrò informati sullo sviluppo della discussione. Intanto un caro saluto, arrivederci al prossimo appuntamento con In dialogo con l'Europa, in diretta dal Parlamento europeo.